Ciao a tutti, amici, salve. Allora, siamo andati a fare un po' di spesa col Santo Subito all'Eurospin e volevo far vedere le cose che abbiamo preso, di cui alcune in offerta. E, allora, gingerino, questo qua zero che ci piace un sacco, questo lo prendiamo quasi sempre. Ormai non stiamo azzeccando una spesa fatta bene, ma noi sempre così perché. Vi dico che stavamo praticamente senza manco una bottiglia di acqua in casa, cioè proprio, vabbè, ciao, potremmo fa. Limonata zero, e abbiamo detto andiamo all'Eurospin veloce veloce perché oggi c'è il diluvio universale fuori, credetemi. Noi siamo tornati da lavoro e siamo andati in palestra, e, dopodiché, cioè praticamente non si riesce a fare niente, cioè abbiamo dovuto portare la spesa sotto all'acqua che non si è fermato un attimo da stamattina. Quindi non è che siamo riusciti a prendere chissà che, però ho detto almeno le cose più che possono servire. Allora, sono in offerta gli hamburger tonno, olive e pomodorini, che sono questi qui. E poi burger, salmone e zucchine, eccole qua, 1,80 € in offerta. Dopodiché, vediamo un attimino, cioè, speriamo che sia buono. Filetti di merluzzo atlantico, questi qua, quando stava in offerta il merluzzo, mo? Non sta in offerta? Boh, non mi ricordo quanto stava questo. Sui 4 euro credo. Noi abbiamo preso 2 e 2, così facciamo una cena, insomma, uno ciascuno. Ce ne escono due però dentro. Abbiamo preso, perché sono in offerta e ve lo consiglio di andarle a vedere, non so fino a quando, però sono in offerta le cose, queste qua di Mazzangolla Tropicale, a 4,90 euro, una cosa del genere. Di solito costano 6 euro e qualcosa. Queste sono le nostre preferite, ragazzi, abbiamo provate tanti tipi, però questi qua proprio sono i nostri preferiti. Vi finisco di far vedere le cose che vanno in frigo, così io poi... Allora, abbiamo preso... Ah, in offerta ancora c'è la bresaola adesso, questa qui, bresaola fresche fette. Mi stavate cappottando, fresche fette queste qua, confezioni grandi del risparmio, questa la prendiamo spesso, 2 euro e qualcosa, quindi se lo fa. E poi abbiamo preso sempre, mi pare in offerta, la ricotta questa qua classica, buona. Di solito prendiamo quella là nel banco dei freschi, però ha detto il Santo Subito che questa qua è un pochino più... diciamo più leggera, mentre quella è sicuramente un pochino più grassa. Della bresaola abbiamo preso due confezioni. Io come al solito lo scontrino mo magno e quindi sti video, cioè video, non sono video spesso, sono vlog, cioè nel senso io li metto tutti insieme, quindi fatemi mettere sta roba al fresco e vi faccio vedere il resto delle cose. Rieccoci amici, allora abbiamo preso ancora i crackers questi qua leggeri perché li possiamo usare come accompagnamento specialmente la sera e un'altra cosa che ci piacciono tanto sono i crostini questi qua, mentre per la colazione, per lo più per la colazione, qualche volta per variare tra fette biscottate e cose così. Ci facciamo una fetta di bamboletto o questo qua classico che l'ho praticamente compresso, sia questo qui, oppure volevamo provare questa pagnotta qua rustica, tipo la mattina a colazione latte, una fetta di questa qua, insomma se riesco la faccio tostata, se no ce la mangiamo così con qualcosina sopra e abbiamo fatto colazione. E abbiamo preso, perché io stasera avevo voglia di brodino, il Santo Subito non tanto, però a me ci sta il brodino quando fa molto fresco e dato che qua è arrivato l'inverno così, puff, no l'inverno, diciamo l'autunno proprio è, e allora abbiamo preso un pochino di questa pasta all'uovo, le farfalline,
che le voglio provare così in brodo stasera, e poi stasera farò i gratinati che a me piacciono tantissimo, cioè ci piacciono tanto. Poi ho preso ancora, abbiamo preso fagioli, questi qua cannellini, che prendiamo quasi sempre questi degli Eurospin perché ci piacciono, e ancora le tre barrette di queste protein bar. Ve ne ho parlato in un video, un vlog di pochi giorni, la settimana scorsa forse, vabbè, comunque 2 o 3 vlog addietro vi assaggiamo insieme con voi queste barrette. Mi sono piaciute, alla fine costano 1 euro l'una più o meno, quindi per tenerle tipo la mattina, oppure come abbiamo fatto oggi, perché non abbiamo fatto in tempo a pranzare, quindi ci siamo mangiati una barretta, siamo andati in palestra e poi facciamo, ceniamo, insomma, è così, ragazzi, nel senso che dato che finiamo di lavorare, stacchiamo io all'1:30, alzando subito alle 2, mentre che torniamo e tutto, allora ci mangiamo una cosa veloce, andiamo in palestra e poi la sera, insomma, facciamo magari qualcosina in più nei giorni in cui dobbiamo andare in palestra, e altri giorni normale. Dopodiché, una cosa che vi voglio far vedere, ci stavano, raga, delle felpe stupende. Hanno messo, se vi interessa, delle felpe bellissime, sia da donna che da uomo. E poi l'intimo, io ho visto questi calzini e mi piacevano tantissimo. Quanto stavano, mo? 5 euro? 4 euro, 4 e qualcosa, credo. 4,99? 3,99. Questo è lui che porta i conti perché sono ringoglioni, ma tanto voi lo sapete. Detto questo, ho preso queste qua, calza corta di questa marca che è tipica dell'Eurospin, e sono proprio carine. Vedete, sono delle calzettine così invernali. C'è questo modellino qua nero, poi ci sono queste che sono adorabili, tipo rosa con i filetti argentati dentro. E poi c'è questa qui tipo così marroncino, dorato scuro, cioè insomma sono proprio carini. E ho detto me li prendo e ne sto andando, raga. Oggi mi sento un po' stanchina. Comunque, come dice Forrest Gump dopo che ha finito di correre, adesso sono un po' stanchino, penso che tornerò a casa. Detto questo, io vado a fare cena perché sennò tra poco, se ando subito, mi licenzia. Non abbiamo pranzato, e l'ho detto, cioè non è che non abbiamo pranzato, abbiamo mangiato una barretta di quelle proteiche, ecco perché che è morto. Che hai fatto? Ah, è caduto la bottiglia. No, è tutto a posto, non mi preoccupare. Comunque stasera mangeremo questo qua, i gratinati, questi qua finos, che non sono propriamente dietetici, però li mangiamo una volta ogni 1000 anni questi qua, quindi faccio un pochino di pastina in brodo, quelli là, e li faccio i piselli a mono? Sì, vogliamo fare l'insalata vicino, che so che è più leggera. Date che i gratinati già non so proprio. Capite che non abbiamo pranzato, amore mio? Vabbè, adesso vedo, vedo se faccio magari 2 pisellini vicino. Comunque, detto ciò, io sistemo un attimo qua e vado a fare cena perché sennò mi licenziano, e ci rivediamo dopo. Amici, buongiorno! È tornata la tenerina. Santo subito, non aveva previsto che io stessi per iniziare a fare il video. Testuali parole, ma ha fatto scandà, che nel nostro dialetto significa mi hai fatto fare sotto. Perché
perché così dal nulla io ho iniziato a parlare con voi. Vabbè, comunque oggi domenica è uscita adesso un poco poco di sole, raga, ma vi giuro, cioè guardate, dopo millenni un poco poco di sole. Stamattina facevo, ma fa freddo, è cambiata la temperatura così dal nulla. Comunque ieri andammo a fare la spesa, scusatemi perché è domenica anche per i miei due neuroni, Gigino e Franceschiello, voi li conoscete. Rice noodles, abbiamo preso questi noodles di riso, che speriamo che sono buoni perché non lo so, noi di solito prendiamo, vi faccio vedere, questi di questa marca qua, aspettate, questi. Che sono quelli che diciamo che costicchiano un pochino di più e sono i vermicelli. E ci piacciono tantissimo, però abbiamo detto, avevamo trovato questo e detto vabbè, proviamo pure come sono i noodles. Questi qua praticamente sono pronti in 4 minuti e si mettono diciamo, non a cuocere, vanno tenuti a mollo nell'acqua bollente per 4 minuti e poi insomma, si mettono nel wok insieme a come si dice? A proposito, vero? Si mettono insieme al wok così a condire il condimento. Vi faccio vedere il wok dell'Eurospin perché io ovviamente mi sono scordata perché sono rincoglionita, ma qualche giorno fa siamo andati a fare la spesa all'Eurospin e abbiamo preso il wok che era in offerta con, se mettevate un euro, Rosa, gira la ruota, compra un avocado. Se mettevate un euro in più su 30 euro di spesa, vi regalavano il wok. Ora ve lo faccio vedere, però fatemi mettere prima a bagno i noodles perché sta bollendo. Amici, eccoci qua, vedete? Questi qui si tengono così a bagno. L'acqua non deve, cioè deve essere bollente, ma senza la fiamma. Io questi qua adesso li copro con il... Aspettate che sto a fa tipo... Ecco qua, li copro. Mentre questi cuociono 4 minuti, vi faccio vedere, questo qua è il wok dell'Eurospin. E praticamente pagato 1 euro, cioè il nulla. Molto molto comodo, devo dire, veramente ottimo. E adesso qui chiudo un attimo. Dopo che cosa faccio? Semplicemente vado a mettere queste qui dentro. Spruzzo con la salsa di soia che è sempre quella dell'Eurospin che vi faccio vedere adesso. Ok, vabbè, raga, siamo in diretta. Questo è il casino che abbiamo fatto per i gamberetti. Ecco qua. La salsa di soia che stiamo usando è questa qua, fior di natura, vegetale, che è questa praticamente dell'Eurospin. Quanto costa? 1,80 euro, 2 euro, vabbè. Il prezzo è irrisorio perché per la quantità che ci sta rispetto a quell'altro è molto più delicato. Acqua, semi di soia, frumento, sale, zucchero. Vabbè, ci sta, ma ci sta di solito un po' di zucchero nella salsa di soia. Sono 250 ml e costa molto meno rispetto a quella Kikkoman, come si chiama? Quella che trovate pure nell'all you can eat, insomma, quel tipo là piccolino. Questa qua è più leggera secondo me rispetto come sapore, quindi di solito ce ne va un pochino pochino in più. Io ne metto all'incirca un paio di cucchiai, ecco, più o meno così, prova ad occhio, ma mi trovo bene perché comunque devo dire è molto buona, quindi ve la consiglio, nel caso ve la consigliamo. Io adesso qua ho fatto peperoni per cambiare. Funghi, peperoni, piselline e gamberetti. E questa è, cioè, una ricetta che a noi piace tantissimo perché, a parte che comunque rispettiamo la dieta, perché noi facciamo 100 grammi di queste qua, oddio, di solito degli capellini, ma non lo so come sono queste fettuccine qua, però 100 grammi di quelle, quindi è come se fossero 50 grammi a testa. E utilizziamo questi qua, sempre dell'Eurospin, tutto Eurospin qua, la mazzancolla questa tropicale, che sono buonissime, sono 350 grammi, erano attualmente in offerta all'Eurospin, quindi abbiamo fatto un po' di scorta,
e sono le nostre preferite perché hanno un sapore buonissimo queste qua. E adesso vado a condire e vi faccio vedere il piatto dopo. Ecco qui. Allora, ho messo la salsa di soia, ho messo le fettuccine queste qua e adesso vado a girarle. Prendono un po' sapore, le faccio, insomma, vedete, assorbire bene bene qua il condimento e poi ce lo mangiamo. Allora, amici, e il santo subito dice che sono buoni, io mi fido e buon appetito. Amici, allora, dopo pranzo, allora, il tempo non è proprio dei migliori, fa freschetto, insomma, così, però comunque noi ci siamo venuti a fare una passeggiata al parco. Vedete che ci sono dei piccoli nani che stanno giocando lassù, laggiù, il nano, sull'altalena, vabbè. E ci facciamo giusto una passeggiata e niente. Vi voglio augurare buona domenica. Non so quando mi metto sto vlog, non lo so. E lo so, sono un po' casalinghi questi vlog ultimamente, cioè nel senso non stiamo facendo chissà che di particolare, però niente, prendeteci così e nulla, regà, vi mando un bacio, una bella passeggiata ci andiamo a fare. E a presto, al prossimo video. E nulla, spero di avervi fatto comunque un po' compagnia. Che sono queste cose? Sono velenose. Oddio, sembrano bacche. Bacche allucinanti. Vabbè, sono su. Capite che mi vuoi fare fuori, però, cioè, nascondila un po' questa tua voglia di killarmi. Vabbè, raga, e ci vediamo presto, spero in un prossimo video. Ciao!